perché è un misto fra Don Abbondio e Boldi, e cioè una figura che ha in sé una componente naturalmente comica, perché è molto comico e piacevole nell'esserlo naturalmente Bondi, e l'idea è che in realtà non dice la verità, cioè che ha quella componente di ipocrisia tipica dei preti e della politica. E Boldi è una figura di cortigiano, lo dico senza volerlo insultare, rispetto al potente, e cioè l'adorazione per Berlusconi è in lui naturale e convinta, lo so perché lo conosco, ma appare innaturale a un uomo libero che quindi dice: se io sono Benigni, non voglio toccare neanche con una canna. Mi fa piacere che gli piaccia Boldi, ma se lo dice di me, io lo mando a cagare Benigni. Scusa Vittorio, io trovo di essere Sì. molto più vero, sincero, leale, non dico intelligente, ma al tuo pari, di quanto tu non sia, in politica e nella vita personale. E questo posso dimostrarlo in tanti modi. Io sono notoriamente un ipocrita e uno No, non che dico io questo. per il tuo Non dico. partito e per il tuo padrone ho preso 300 querele perché Io l'ho non ho difeso padroni, dagli guarda. attacchi, quindi non dire No, idiozie. non dire Io ho tu detto idiozia, io non voglio soltanto di bestiare. te Tu che vuoi è provocare, credibile che tu tu abbia sai fatto quella soltanto fare battuta delle e non stavo provocazioni, io attaccando non te, scendo. stavo dicendo quello Siccome che Benigni tu ti ha sei detto capace prendendo le solo distanze di da te, fare non delle che tu sei così, provocazioni, tu puoi sei essere quello che capace vuoi, ma che soltanto tu di dica che io sono provocare, la ipocrita e tu tua sei un santo, intelligenza è fa ridere i capace polli. soltanto di provocare, di fare delle Ma provocazioni, provocare che? no, Difendere in la cui verità contro di te, che se io era non per cado te nelle non tue veniva fuori nulla. provocazioni, caro Beh, Vittorio Sgarbi, certo, ma quali ricordatelo, e provocazioni? tu non mi intimorisci in nessun Sì, modo, ricordamelo, certo, ricordatelo. ma io non ti devo intimorire, Adesso che è che tu abbiamo non capisci lavorato neanche per quando uno parla a tuo favore, sei talmente possiamo. suonato che non capisci quando uno Va parla a tuo bene. favore. Se Io ho detto quello che anche Benigni ha detto di te, maleducato, Benigni ha detto non lo tocco neanche con una ti manca una canna. cosa Io mi offenderei di uno fondamentale, che no, e ti l'ha detto perché manca, lo e lo hai pensa, perché dimostrato pensa molto che sei spesso nella vita un politica, ti manca la uomo di componente regime. fondamentale che è Sì. l'educazione, l'equilibrio. Ti manca Ma certo, l'equilibrio non ce l'hai certo purtroppo. tu. E purtroppo Mi hai dato non ti ha dell'ipocrita, sono giovato l'ipocrita molto io. non avere l'equilibrio nella vita pubblica e nella vita politica. E certo, ce Allora, l'aveva Cossiga e ce l'ha Berlusconi cerca di imparare l'equilibrio. da È un me, modello di cerca equilibrio, di imparare un grande pochino modello da di me. equilibrio Se tu imparassi Berlusconi. da E me, se ha il saresti successo forse che ha, è perché migliore. non ti assomiglia, Se tu perché non è come imparassi da te. me, saresti un pochino Sì, da migliore. te non voglio imparare nulla. Bene, continua così, continua. Ma certo, Allora, continuo e sto benissimo, vediamo non un devo mica momento imparare niente, perché se adesso non capisci un neanche quello che dico brano di te. dello Io ho spettacolo. semplicemente detto che Benigni ha detto di te cose terribili, Ma no, ha detto, rappresentandosi fa come della il satira, puro quali contro il terribili? contaminato. Però non dico che lo penso io. Se tu non capisci, racconta Ma quello io che non ti me la prendo, ma pare. perché me la devo prendere? Scusami, sono una persona Ma io non ho di detto che tu buon te la devi senso, prendere. sono una persona per bene e Ma ho sto capito, ma lo all'ironia. so che Che sei devo, per perché me bene, la io devo non prendere volevo con attaccare Benigni? te. Ma cosa Stavo dici? alla Me la devo domanda di prendere con Vespa. Benigni? Ho Ma semplicemente non risposto esiste. che Ma stai dicendo delle due cose che non comici esistono. fanno gli I comici fanno imitatori i e altri comici e i due politici seri fanno i rappresentano una politici seri posizione quando lo sanno forte fare. contro il palazzo come Pasolini, identificando Mastella e te come il palazzo. Basta, però che tu sia una persona amabile, buona e gentile, io non l'ho mai messo in discussione, però sei molto simile a Don Abbondio e a Boldi, ecco perché ti prende in giro, questo ho detto, ma mica era contro Vabbè, di te.